ovviamente una parte molto importante per la nostra gag è appunto vita, giusto? Allora, portiamo la gamba destra lateralmente e cominciamo a alzarla, ok? Controlla che la gamba di sostegno è leggermente divaricata la punta, ok? Il ginocchio segue sempre la punta. Ok, adesso abbassati le spalle, ok? Le spalle e le anche si vanno a chiudere, non è un gioco di braccia e di gamba, quanto di spalla e di anca, ok? Passano avanti e passano indietro, addominali, addominali, vai, ok, continui, andiamo, 8, torna indietro, 7, torna indietro, continui, addominali tesi, e state provando di chiudere proprio il punto vita, chiudi, chiudi ancora, continui, 4, 3, 2, adesso facciamo in torsione, chiusura, torsione, chiusura, torsione, chiusura, torsione, ancora, 4, chiudo, 3, chiudo, 2, chiudo e stop. Eccellente, allora quello che stiamo provando di fare è chiudere questo spazio, ok? Dalla spalla alle anche, esattamente dove parte il nostro punto vita, ok? Allora, divarica poco il ginocchio, divarica poco il piede, ok? E comincia a alzare la gamba, ok? E abbasso la spalla, vai, 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 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dammi un altro 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, adesso facciamo con una torsione, così, vado, torsione, chiudo e torsione, addominali tesi, mi raccomando, 4, continui a sorridere che stai facendo un bel lavoro per tutto il tuo corpo, specialmente oggi, i nostri addominali, 8, chiudo e chiudo, 7 e 8, eccellente, ti aspetto al prossimo esercizio insieme con Turbo Gag. Ciao a tutti, oggi voglio fare tallone pump, è un esercizio veramente semplice, ma così efficace per i gag, i turbo gag, per i glutei, proprio lì. Sai quella attaccatura sotto la costume dove c'è quel ciccetta che non ti piace? Beh, questa è proprio per quella zona lì. Allora, poggiamo giù il tallone destro, pieghiamoci, il busto viene avanti, ancheggio leggermente lateralmente e porto proprio il peso sul tallone, ma concentrati quasi solo sul tallone, non pensare alla punta, quasi la punta del piede è libera, ok? E continua a provare di quasi perforare il pavimento, come se stessi provando di trivellare un buco nel pavimento, ok? Stai cercando il petrolio, ma qua il petrolio sarà un gluteo tuo più bello, più tondo, più tonico. Continuiamo, spingiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, spingi, spingi, lavori su quel gluteo, lavori sul gluteo, come on, lo senti? Ancora, grandi sorrisi, perché quando stai facendo qualcosa per il tuo corpo, lo stai facendo per la tua autostima, ok? E la cosa più bella è quando ti senti soddisfatto con te stesso, vedi i risultati, ancora, 4, and 3, and 2, and 1, su. Altra domanda, sicuramente state dicendo, ah Jill, quando vedrò risultati, quando vedrò risultati? Ricordi sempre che con la costanza tutto viene più facile. Allora, se tu fai questi esercizi tutti i giorni e magari metti 5 minuti, 7 minuti di questi esercizi insieme, magari col Pantene, 3 esercizi insieme, io ti garantisco in 3 settimane vedrai il gluteo e gli addominali cambiati, proprio cambiati. E mischi bene, metti un po' di gambe, glutei e addominali tutti insieme per avere il massimo del tuo allenamento. Quindi tu sarai veramente sorpreso o sorpresa, dipende, come 10 minuti al giorno ti cambierà la vita, veramente, con costanza il corpo risponde sempre, mai visto un corpo con la costanza non rispondere, perché se io sono costante lui mi risponde. Continuiamo, 8, 7, spingi sul tallone, tallone ancora, 4, 3, 2, ultimi 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ah, eccellente, altro esercizio per le nostre gambe, glutei e addominali fatto. Ti aspetto al prossimo allenamento insieme qui a Turbo Gag.
questo esercizio si chiama calcio d'asino. Così ci portiamo avanti, ok? Poggiti giù, fletti il piede a martello e cominci a calciare verso alto, ok? E spingi. Adesso devi concentrare sull'ultimo pezzo del movimento quando sei in estensione, così. Spingo su, schiaccio il gluteo, in alto, spingo, spingo, continui, 4, 3, 2, ancora 3, 8, spingi, 8, 7, continui, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. Ricordati sempre che il tuo corpo è la macchina dell'anima, ok? E questi esercizi, più che non li disegno solo per farti essere, diciamo, più tonico, più belle, ma proprio vivere meglio. Quindi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Recupera un attimo. Perché il corpo è la macchina dell'anima. Allora, quando io alleno il corpo, è meno per essere più belli, è più per avere più energia, più controllo sul corpo, più scattante, correrai meglio, ballerai meglio, avrai, diciamo, il passo più leggero, così anche la giornata è meno faticosa. Insomma, questo è il mio intento, sono un'ambasciatrice del movimento e spero di aiutare tutto il mondo a muovere meglio. Continuiamo. Ok, altra gamba. Fletto il piede martello, stendo in su, spingendo come se stessi provando a lasciare la tua impronta sul soffitto. Ancora, 4, 3, 2, ancora 3, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sempre verso alto, concentri alto, verso alto, ancora, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Calcio di asino, eccellente per i nostri glutei, per la nostra turbo gag. Vi aspetto al prossimo esercizio. Se chiedi qualsiasi allenatore sulla pianeta, dice voglio lavorare i glutei, ti dirà una parola: squat, fai squat, squat e non finire, squat con carichi, squat in ogni salsa. Però io voglio fare una squat un po' diversa, perché i squat ovviamente sono eccellenti, ma voglio fare una squat particolare. Allora, scendi giù, ok? A questo punto non ci risolviamo più e noi avanziamo, 1, 2, 3 e 4 e ci saltiamo, piccolo jump squat indietro, poi sinistra, 1, 2, 3, 4 e indietro. Poi destra, 1, 2, 3, 4 e stai basso con il petto, ok? E indietro, destra, vado, indietro, sinistra, vado, destra, vado, sinistra, vado, tallone, tallone e ancora, tallone, tallone, sinistra, destra, vado, indietro, vado, tallone ancora, vado, indietro, ancora 4, andiamo, destra, sinistra, destra ancora, ultima 2 e ultima, indietro. Wow, eccellente per questo turbo gag. Se volete farlo un'altra volta, fallo pure, o concatena questo esercizio un altro ancora, ma fallo almeno qui 5 minuti al giorno per avere il massimo del tuo corpo e perciò della tua vita. Alla prossima, ciao!